cambia e mi sta portando a Bologna, perché io sono un po' agitata e se c'è lui sto meglio, vero amore? Se mi bozzano almeno. Sì, sì, madonna. Vabbè, quindi beh, niente, questo vlog inizia dalla sera e vabbè, siccome ci vediamo domani mattina direttamente. Sì. Allora, sto andando all'esame. Sono una paura, io di solito piango sempre prima degli esami, per cui vabbè, ho lasciato Gianni a casa che dorme perché lui ha fatto l'esame ieri, quindi lo lascio riposare, poveretto, che già è venuto con me e basta. Oddio, che paura. Vabbè, speriamo bene. Allora, finito l'esame e voto parziale, ma comunque 29, perché adesso deve correggere lo scritto, quindi ora vediamo. Allora, io finisco la sessione invernale, esco e ovviamente piove, ma è ovvio, scherziamo, un po' di sole, no? Vabbè, ok, adesso vado a fare la spesa, e già mi sta raggiungendo, vediamo se lo trovo. Sono molto indecisa. Yogurt al caramello con praline di toffee e cioccolato. Questo mi ispira un sacco, Gemma. Oppure questo alla vaniglia con i brownies al cioccolato. Oh, che buono. Io tu quale dici? Questo. Ma dai, prenditi anche tu uno di questi. Dai quale dei due? Quale? Io preferirei questo. Ha più caramello, hai ragione. Non incontrando nulla. Stai ha più caramello. Ok, ha più caramello. Gianni, li stai appiattendo? Per farli raffreddare, no? Se vuoi scortarti. Mica deve essere bello. Allora, per pranzo mangiamo il risotto. Che schifo! No, è buonissimo secondo me. Il risotto alla milanese che ha fatto Gianni e poi gli yogurt spariti? No, gli yogurt che abbiamo preso prima. Dai, con fame! Dai, ci abbiamo aspettato. Cioè, senza formaggio non c'è gusto a mangiarlo. Non c'è formaggio. Mettiti il formaggio. È buonissimo. A che ora ti sei svegliato stamattina? Alle 9. Non si crede. No, poco. Ho svegliato mio papà alle 9. Cioè, mi ha chiamato che dovevo aiutarlo. Io so, facciamo le nanne. Dopo chi è che guida per tornare? Tu, sei tu l'uomo. Sì, sei un uomo. No, sì, sono un uomo, sì. Non guido io, dai. Dai. Vabbè, allora faccio un po' di nanna. E poi partiamo. Poi andiamo a fare shopping. Dai, Ciccia, dai. Ma me lo merito un po'. Non ti meriti niente. Cosa dici? Vai a lavare i piatti. No. Faccio un po' di nanne. Poi faccio la cucina. E poi partiamo. Esatto. Però guidi tu. Dai. No, no, abbi il coraggio di dire non cosa. Non guiderò mai. Cosa ma devi fare? Devo guardare le ultime due puntate di Arrow che mancano. Dai. Perché dovete sapere che Gianni non è un appassionato di serie TV e io sì invece. Però allora adesso abbiamo trovato questa cosa che guardiamo le serie TV insieme. Solo che io sono tipo la puntata 13 della seconda stagione e lui è partito da capo. E mi sta pian piano raggiungendo, quindi mancano due puntate, è vero amore? Sì. Ma tu l'hai mai sentita questa marca? Ma deve, cioè, fa tre cose troppo buone. Aspetta a mangiarlo prima di dire che è troppo buono. Guarda che le immagini possono essere prese da qualcos'altro, eh. Adesso magari è una cagata pazzesca. Buongiorno Gianni, hai fatto la nanna? Io ho fatto la nanna, parla lei. Abbiamo fatto un po' di nanna, che ora sono le 4. Sì. Ecco. Vabbè, aiutami ad aprirlo che non ce la faccio con una mano, dai. Aspetta, prima aprirò il mio. Ma prima che io. È marrone! No, ti faccio vedere quelli che dovrebbero essere i baffi, dai. Deve essere buonissimo. Apritelo insomma, va te bene. La tengo io. Sembra buono. Allora, prima assaggio lo yogurt.
È buonissimo, già mi assaggia. No, 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 Dai. no, 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 resto fedele alle mie robe. Inquadrati mentre... È buonissimo. Dai, devi ammetterlo. Caramello. E poi? Non Non buonissime. sono buoni. Sì, no, Buonissime. dammene uno. Dai, quella schifo lì. Ah, allora. Ti inquadri o no? Sembra di gomma. Perché dentro c'è tipo il toffee, capito? Vabbè. Vabbè, ora lo mangio. Il tuo è sempre classico così. Va bene. Eccoci, pronti, abbiamo messo via le case e adesso stiamo tornando a Padova perché comunque abbiamo quanti 4 giorni? Sì, tieni la tua. Abbiamo 4 giorni di pausa. Ovviamente chi guida? Beh, è l'andata che ha guidato, non ho mica capito sta Ma roba. tu sei Ma la macchina è l'ometto! tua, Ma tu cioè. sei Ma non l'ometto! me ne frega niente. Vabbè, torniamo perché abbiamo questi 4 giorni di pausa prima dell'inizio delle lezioni. La vita universitaria fa schifo proprio. Dai, dai, dai. Vabbè. E basta. Tra l'altro sono un po' preoccupata perché mia mamma sta male. Anche il mio cane. Ah sì. Sì, mia mamma ha la polmonite. Il mio cane non si sa neanche che cos'ha. Vabbè, dai. Allora, arrivati. Io sono stanchissima. Però c'ho le labbra magiche davanti. Le tirai qua. Adesso vai su a un po' con la Dora. Sì, vado a vedere come sta il cane. E poi vado sul computer, vediamo che Poi vai faccio. sul computer, io vado a vedere come sta la mia mamma. E poi niente, vediamo come evolve la serata. Magari vieni a cenare da me. Se sta male la mia mamma, no? Vabbè, adesso devo Vediamo, vedere. vediamo, dai, posso. Sera cinema. No, vediamo, vediamo. Ciao bimbo. Ciao amore. Ciao. Ciao topolino. Lì, seduto. Fai mamma. 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 Di mamma. 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 Mammina. Dov'è la tua mamma? Dai un bacio a mamma. Dai un bacio a mamma. Dai un bacio. No. Un bacio. Aia. Dai un bacino a mamma. Bacio. Fermo. Sì. Bravo! Allora, devo assolutamente togliermi lo smalto perché è una cosa schifosissima. E non so che smalto mettermi. Questo mi ispira. Vabbè, vediamo. E nel contempo sto anche cercando, cioè devo cercare un film carino da proporre a Gianni. Perché ho un sacco voglia di andare al cinema, lui non sembra molto propenso, allora devo tipo dirgli, ok Gianni, c'è il cinema a quest'ora, andiamo a vedere questo, e devo dargli già tutte le cose programmate, così non mi può dire di no. Va bene. Si abbassi. Allora, l'ho convinto, e vabbè anche tardino in realtà perché sono le 9:40, il film è alle 9:40, sono le 9:30. 9:20. Ecco, siamo giusto un po' in ritardo, come al Anzi, 9 e un solito. quarto perché è 5 minuti avanti quello. Ah, ottimo, allora, siamo molto in anticipo rispetto ai Beh, io nostri ero tempi. convinto fosse le 9 e mezza, per quello, comunque non ci Te mettiamo l'ho 2 detto minuti ad apposta. andare. Vabbè, andiamo a vedere però un film che, boh, secondo me è un po' una No, cos'è che cavolata. andiamo a vedere? Hercules. Che schifo. Allora, io volevo andare a vedere assolutamente i 12 anni schiavi. Schiavo. Deve essere Però è tardi. bellissimo. Ho visto il trailer, deve essere una cosa È stupenda. tardi, giusto, quello È è quello. tardi, è tipo alle 10:45 ecco. Dove Non lo cazzo so, sto stai andando? tornando a casa tua, Perché sto Gianni. andando a casa mia? Porca troia, perché sto andando a casa mia? No. Riesci a girarti? Prenderò questa patata da mezz'ora. Abbiamo ceduto. Cioè, ceduto. Abbiamo optato per. Questo Ercole. E niente, dai.
Adesso anche ho dovuto resettare la GoPro, quindi fa... La pelle e la bestia! Dai, smettila, volevo dire, fa lucette e rumorini a manetta. Siamo? Tre. E poi dai, adesso entriamo e poi facciamo sapere come... Buona visione a noi! Che fai? Allora, è stata una cosa assurda, nel senso che... No, diciamo che non è stato... Il film, vabbè, è stato quello che era, ma è stato lo spettacolo allora, che ci hanno fornito. A un certo punto, tra l'altro c'è una scena interessantissima, quando lei gli svela che è Hercules. Sì, mi sono perso quella scena io. Una bella pozzanghera, ma sarà... E, a un certo punto, due cominciano ad attaccare tipo rissa, cioè praticamente a urlarsi contro nel mezzo del film, ok? Per cui, ma proprio... per una cagata, per un motivo. Sì, ma proprio forte, cioè urlando, hanno rovinato il film tutti. E praticamente da quello che abbiamo capito, perché erano tra l'altro anche davanti a noi. Perfettamente davanti. E da quello che abbiamo capito, sì, praticamente c'era l'uomo, un ragazzo e una ragazza che non erano insieme ovviamente. La ragazza togliendosi non la erano sciarpa. Insieme. Ah no, non erano insieme. Non erano nella stessa. No, saranno due sconosciuti. No, ho capito, ma il tipo, la tipa che è della sciarpa e il tipo che le era a fianco, sì, vabbè, saranno stati c'era assieme. Una coppia e poi c'era un ragazzo e una ragazza vicini. Lei si è tolta la sciarpa, per sbaglio, diciamo, l'ha mandata verso il vicino. E lui si è arrabbiato e gli ha detto, ma cosa stai facendo? E lei gli ha detto, beh, intanto tu stai zitto. Perché questo parlava tutto il film, era sempre lì che bisbigliava con la ragazza, così. Questo si è alzato in piedi, gli è andato al ragazzo di questa. Ti do 2 minuti per andartene, mettila buona o ti picchio, mamma. Cioè, ma... Scene da... Oddio! Proprio da... Oddio! La gente è pazza! Sì. È pazza! Quindi, la gente è pazza! Vabbè, parliamo del film un secondo, 2 secondi. Film. Non è stato male. No, non male. Ero un po' più premunito. Cioè, pensavo fosse più una cacata. Sì, no, anche io pensavo fosse una cavolata. Invece, però, bellino. Tutto sommato, sì, non è stato, sì, così malvagio. Sì, niente di cosa mettersi a pensare, morali, cose. Però, bello, per passare un po' di tempo. Boh, vabbè. Che piani abbiamo adesso? Niente, andare a casa? No, io sono zero, stanchissima. Ma mi hai fatto dormire. Dormito? Oggi pomeriggio mi hai fatto dormire, ciccia, eh? Io ho stanchezza zero. Io tantissimo, anche un mal di testa assurdo. Quindi... Ma cosa fa sto mona contromano? Dai, non è contromano. No, poco, è entrato dalla... No, non è niente, vabbè. C'è solo uno stop, non è contromano. Ecco, vabbè. Ecco, vabbè. Vedi che ho sempre ragione io. Buon dai. Vabbè, la Giulia voglia tornare a casa a piedi stasera. E quindi... Ma che stronzo. E quindi dai, buonanotte ragazzi. Buonanotte, al prossimo vlog. Ciao.